Esattamente 100 anni fa a Firenze in un unico foglio vedeva la luce un giornale che doveva diventare uno dei più autorevoli organi di informazione d'Italia. La Nazione, cioè. Leopoldo Cempini, Carlo Fenzi, Piero Puccioni si chiamavano i suoi fondatori. Erano uomini che fermamente avevano creduto nella causa dell'unità d'Italia. E la Nazione usciva in un momento particolarmente delicato per il nostro paese, che aveva appena cessato di essere una semplice espressione geografica per diventare uno Stato moderno. Sorta con intendimenti liberali, la Nazione nella sua lunga vita è rimasta sempre dignitosamente e fermamente fedele ai principi di libertà, civile progredire e amor di patria. In occasione della cerimonia celebrativa hanno parlato il Cavaliere del Lavoro Barbieri e il Presidente del Consiglio Segni, il quale ha affermato che con la sua presenza egli intendeva rendere omaggio al giornalismo italiano per il suo contributo alla causa della democrazia. Confortati dall'acceso tifo delle rispettive consorti, i mariti polacchi sono impegnati allo spasimo nell'annuale gara del buon padre di famiglia. Concetto strano quello polacco sui buoni padri di famiglia. Sono considerati tali, infatti, non coloro che fanno carriera in ufficio o in fabbrica, ma quegli altri che sono in grado di sostituire una donna di servizio. Ma eccoci alla prova più impegnativa, la vestizione del bimbo. Gara a coppie, come possiamo vedere. Due uomini per un bambino. Con i bambini italiani ne occorrerebbero 5. Belli per virile agonismo, i concorrenti con azione poderosa travolgono ogni ostacolo. Esulta il vincitore e ne lo scuote il pianto del bimbo al quale nella foga della competizione ha messo la scarpetta destra nel piede sinistro.